Fra gli dei che abitano ad Asgard, Odino è il migliore, l'eccelso, e molti degli altri dei lo considerano loro padre. Egli possiede più nomi di quanti ne possa conoscere un essere umano, tanto sono le gesta potenti che gli uomini gli attribuiscono. Odino circola spesso fra la gente, talvolta a piedi sotto le spoglie di un vecchio orbo, tal'altra a cavallo del suo destriero a otto zampe, Sleipnir. Egli determina la sorte delle grandi guerre, dove potenti sovrani e validi conquistatori si contendono potere e ricchezza, e decide chi dovrà vincere e chi dovrà restare sul campo di battaglia. Odino è saggio e riflessivo, si intende di poesie e di rune, e conosce tutti gli eventi del passato. C'è un carme in cui si racconta che egli ha preso il segreto delle rune passando per atroci sofferenze. Odino in persona canta in versi. Io so che pendetti da un albero scosso dal vento per 9 notti intere, da una lancia ferito e consacrato a Odino, io a me stesso. Pochi sanno dove tale albero affondi le sue radici. Nessuno mi nutri, nessuno placò la mia sete col corno. Io guardavo in basso di soppiatto. E così appresi il segreto delle rune, le appresi con urla di dolore e tornai in vita. Così recita il carme, ma ora non c'è più nessuno che ne intenda il significato. Odino ha un occhio solo, si dice che abbia dato l'altro come pegno a Mimir, perché gli concedesse di dissetarsi alla sua fonte di saggezza, Mimisbrond. La moglie di Odino si chiama Frigg, ella pure è saggia e conosce tutti gli eventi che devono accadere, ma è anche muta e non svela mai il futuro. Il più forte di tutti gli dei è Thor, che viene chiamato figlio della terra. Si riconosce dal suo martello, Mjolnir. Quando lo solleva, tremano tutti i troll e i giganti, poiché molti dei loro amici si sono ritrovati con la testa spaccata al sibilare del martello nell'aria. Mjolnir è un'alma talmente capace da colpire senza fallo il bersaglio che le indica Thor. Inoltre, ritorna sempre nella sua mano dopo essere stata lanciata. Le mani di Thor sono protette da un paio di guanti di ferro, e quando li indossa non gli sfugge mai la presa sull'impugnatura del martello. Thor si cinge la vita con Mjolnir, la cintura della forza, in tal modo da accrescere del doppio la sua divina potenza. Monta spesso su una carrozza a cui sono attaccati i suoi due caproni, Tangjor e Tangrisnir. Un grande dio è anche Tyr. Egli è un valoroso combattente ed è proficuo invocarlo per ottenere la vittoria. Vidar è il nome del dio muto. Avanza deciso con pesanti scarpe ai piedi e sarà lui, un giorno, a ricacciare il lupo nell'abisso col suo piede possente. Ul è il dio lesto sugli sci e sicuro nel tirare l'arco. Molti lo invocano prima di scendere in un duello. Hod è il nome di un altro dio, che però è cieco. Di lui si racconta una cosa soltanto, che abbia provocato la morte di Balder. Questa fu la più grande sciagura mai accaduta agli dei. Davanti al ponte Bifrost, il dio Heidimal veglia affinché le dimore degli dei siano protette dagli attacchi dei giganti. Egli vede con la stessa chiarezza sia di giorno che di notte, e il suo sguardo si estende per 100 leghe. Ha la facoltà di avvertire l'erba crescere nei campi e la lana svilupparsi dal dorso delle pecore. Nessun troll può sgattaiolare eludendo nella sorveglianza, poiché il suo sonno è più leggero del sonno di un uccello. Al suo fianco ha il corno risonante, e quando vi soffia dentro, ne esce uno squillo che risuona nel mondo intero. Un dio amabile è Balder. Egli è talmente bello e luminoso che gli uomini hanno intitolato a lui l'erba più candida che cresce nei campi, chiamandola sopracciglia di Balder. Balder possiede anche il dono della saggezza. Le sue parole sono foriere di pace e dolci come il miele. Tuttavia, dei consigli che dispensa, si dice che non trovino mai ascolto. Balder ha un figlio, Forseti. Egli è abile nel dare suggerimenti agli uomini che vivono in reciproca discordia. Quando emette il suo giudizio su una questione, infatti, la gente si riconcilia e riprende a vivere in pace.
Bragi è il dio che si intende di poesia ed eloquenza. Sua moglie si chiama Idun. Essa custodisce nel suo rifugio certe mele che gli dei mangiano quando si sentono oppressi dall'età, e grazie a questi frutti si mantengono giovani per l'eternità.